Signori, buongiorno, signora Bucaro, buongiorno, ben ritrovati, seppur un triste post-festino. Possiamo procedere con l'appello. Ok, buongiorno a tutti, sono le 11 e 11. Aresu. Presente. Cannella. Presente. Limuli. Presente. Maraventano assente, nona. Era entrato nono. Sì, no, ma lo vedo comunque, forse non. No, io vedo il televisore di nono, lui no. Va bene, non lo mettiamo un attimo in assenza, proseguiamo, poi caso lo richiamiamo. Va benissimo, pernice. Pernice. Presente. Presente. Sino. Presente. Sino. Presente. Tumbarello. Presente. Valenti. Consigliere Valenti. No, Valenti è assente Dobbiamo proprio. verificare soltanto nona, Presidente. Sì, vediamo se nona è Sì. rientrato. Qua c'è nona. Nona? Presente, Va presente, presente. Nona? Ok. bene, 3, 4, 5, 6, sono Constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta e nomino gli scrutatori, i consiglieri Nona, Tumbarello, Pernice. Se non ci sono contrari o astenuti, il consiglio approva all'unanimità. La MG Gas ci invia una programmazione degli interventi da realizzare nelle circoscrizioni nel mese di luglio 2020, seppur parzialmente terminato. Nella nostra circoscrizione, scusate perché sono vie, non sono divise per circoscrizione, quindi è tempo che individuo la nostra. Non ce n'è perché sono via Ruffo di Calabria, via Albergheria, via Pozzo Uditore, via Ettore Grabici, via Feli, via delle Pergole, Viale Francia, nei pressi di via Mattei, realizzazione posa di nuova rete. Quindi è l'unico intervento presente in sesta. Poi nessuna perché l'altra è convocazione giunta telematica per stamattina alle ore 9 e basta. Sto guardando nel frattempo, no, la presidenza non ha altre comunicazioni. Ci sono comunicazioni da parte dei consiglieri? Nessuna? Nessuna. Signora Bucar, abbiamo verbali da approvare? No, non ne abbiamo, Presidente. Non ho Nessuno? oggi, no. Non mi hanno mandato nulla, quindi no. Ok, Possiamo allora procedere con l'ordine del giorno, Presidente. assolutamente. Proseguiamo con l'ordine del giorno, che lo prendo immediatamente. Oggi è una giornata triste, con poco entusiasmo, quindi vi vedo, ci vedo, anzi ho compreso io, un po' tutti un po' più spenti. Siamo tutti basiti per quello che è successo. Eh sì, Aspettiamo di avere notizie.
che ci confermino che non ci siano, speriamo che ci possano confermare che non ci siano stati decessi. Ora alle 11.30 il sindaco ha indetto una conferenza stampa, vediamo su quale sviluppi. Allora, in ordine cronologico, buongiorno consigliere Valenti. Sì, 11.16 entra il consigliere Valenti. Mozione numero 9 a firma del consigliere Nona. Buongiorno. Avente per... Buongiorno consigliere Valenti. Buongiorno. Avente per oggetto livellamento tombini di ispezione fognatura AMAP in tutta la via Barisano da Trani. Prego. Presidente, votiamo il prelevamento. Sì, facciamolo un attimo per appello nominale, non vorrei che d'accordo, nel frattempo. Perché il numero era 12, nonostante l'entrata del consigliere Valenti è scesa 11, quindi secondo me qualcuno ha perso la connessione. E allora facciamo il prelevamento per appello nominale, così sì, ci rendiamo conto un attimino. Aresu. Consigliere Aresu, per esempio, non lo vedo tra i connessi. Proseguiamo nel frattempo, magari lo chiamiamo un attimo dopo. Va bene. Cannella. Favorevole. Limuli. Favorevole. Maraventura, assente. Nona. Favorevole. 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 Tumbarello. Favorevole. Valenti. Favorevole. Io favorevole, però non ho sentito bene perché c'era un microfono di qualche consigliere aperto. Che... Sì, 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 era quello del consigliere Aresu, che anzi mi scuso, il consigliere Aresu io l'ho chiuso perché sentivamo io favorevole parlare in studio. Sì, io stavo... Roberto, scusa, l'ho aperto perché volevo sapere di che si trattava. Mi è caduta la linea, quindi non posso dire... Sì, favorevole. Sì, l'abbiamo capito, infatti l'abbiamo messo un attimo in stand-by. Semplicemente un prelievo della mozione numero 9 del consigliere Nona. Non l'abbiamo messa assente, infatti abbiamo un attimo postdatato la sua votazione. Favorevole. Ok, quindi... Quindi 9 presenti, nel frattempo me lo scrivo, il numero è infatti ritornato a 13, è quello giusto ora. Sì. Approvato all'unanimità il prelievo. Prego consigliere Nona, ne ha facoltà. Grazie presidente, buongiorno a tutti. Grazie a lei, buongiorno. A parte oggi è una giornata triste, come ha detto lei, perché ieri ho vissuto, specialmente in via Barisano da Trani, dove abito io, questo diciamo drammatico diciamo acquazzone che è successo, che si è avvenuto qua a Palermo, e mi sentivo in mezzo al mare perché ero direttamente io personalmente sotto casa mia a piedi scalzi in mezzo alla strada, e c'era un mare e la gente era tutta piena, i residenti erano pieni di panico, scampinati, allagati, è successo un manicomio. Niente, specialmente in questa via Barbisano da Trani, che è una strada molto frequentata e giustamente ci sono quelle scuole come il complesso di Val di Saladino, ci sono dei progetti di ispezionati che sono sottomessi giustamente per questione giustamente di sicurezza per giustamente i motociclisti, ho fatto questo per l'allevamento, diciamo, per quello che è un set di rete fognaria, ispezionamento. Questa è la promozione, presidente. Ieri addirittura non si sapeva. Era una questione di pericolo perché non si vedevano neanche i pozzetti di quanta acqua che c'era.
c'era un mare infatti pure la strada su cui ho fatto una mozione di rifacimento autostradale, la strada che viene un pochettino ad inclinare verso la scuola, l'acqua scendeva che era a fiumi, è stato veramente un momento veramente di panico e di non riesco neanche a descrivere, tra cui poi sono andato a prendere pure di pomeriggio ai miei figli all'Ipercop. Niente, ho visto la via Tinelle tutta, diciamo, sommersa di acqua, le macchine addirittura sommerse di acqua proprio. Tramite, come ho fatto, non lo so, io solo mi ha dato, diciamo, questa grazia di andare a prendere mia figlia all'Ipercop. Sono passato in una stradina della via Ingastrone e sono salito sopra. E come ho fatto la salita, ho fatto la discesa e ho fatto posteggiare la macchina a mia figlia. E niente, sono risceso a casa con i miei figli. Niente, Presidente, ho finito, grazie. Grazie consigliere Nono. Consigliere Valenti, è un intervento che riguarda la mozione o una comunicazione che può fare dopo? No, no, è un intervento alla mozione. Prego. Io, siccome questa mozione è stata presentata prima che succedesse questo neoplasma, dico, io chiederei al consigliere Nono a estenderla a tutto il quartiere San Giovanni Apostolo, perché ieri, come dice lui, in tutte le varie posti erano allagati. Quindi il quartiere San Giovanni Apostolo è fatto, non ti preoccupare, consigliere Valente. Via Zoom, via Patrone, via Giacomo Bessio, via. Vi ho presentato un 6-7, vero Presidente? Lei lo può confermare. Grazie. Io in questo momento sto assolutamente via Battistano. E quindi io intervengo per quello che c'è ora, in questo momento. Il mio intervento è per quello che c'è ora. Ora stiamo discutendo perché dice di via Battistano da tanto. No, no. Signori, scusate, io però vi chiedo di attenervi alla allora, scusate, consigliere Valenti, la prego. Io vi prego di attenervi alla mozione. Sì, ok, ma la mozione con quanto succede, questo tipo di mozione su quanto è successo ieri c'entra poco. Questa è una mozione atta a garantire la sicurezza stradale, poiché i pozzetti di ispezione delle vie presentate dal consigliere Nona, che sono via Barisano da Trani, via Badia, via Besio, via Brunelleschi, via Centorbe, via Paladini, via Parrini, via Mica... consigliere Valenti, la prego, consigliere Valenti, consigliere Valenti, sono costretto a chiuderle il microfono, sono costretto a chiuderle il microfono. Ma che mi chiude? Ma io sto intervenendo e lei mi interrompe. Sto parlando un attimo io. Ma io lo chiudo io. Ma glielo chiedo io, consigliere Valenti, la finisco. Ma lei così non mi può interrompere, Presidente, mi scusi. Io sto facendo il mio intervento e lei mi forse non ci siamo capiti. Io sono l'unico a garantire i lavori d'aula. Io sono arrivederci, esco. Buona giornata. Quando non si può attuare un confronto succede questo. Quello che volevo dire io, ma il consigliere Valenti evidentemente oggi aveva più voglia di fare polemiche che altro, è giusto, perché ieri ha dovuto, era semplicemente dettato dal fatto che la mozione con quanto successo ieri ha veramente niente in comune. Stiamo parlando di un livellamento dei tombini di ispezione solo a garantire una sicurezza stradale, poiché questo tombino di ispezione, la fattispecie, ma tutti gli altri convenzionati presentati dal consigliere Nona, sono sottomessi rispetto al manto stradale, quindi sono spesso oggetti e causa di cadute di motori, di ciclisti, di pedoni, danni ad automobili, quindi non c'entra niente con la questione vissuta ieri. Quindi stavo chiedendo al consigliere Valenti, e per questo gli avevo detto al consigliere Valenti quando lui ha scritto intervengo, è relativo alla mozione, è attinente alla mozione, mi aveva detto di sì, invece stavo scendo fuori tema parlando di quello che era successo ieri, e questo l'avrebbe potuto fare in fase di comunicazione, e gliel'avrei fatto al di là dell'ordine mancato. Ma il consigliere Valenti, come ogni volta, dimostra di non essere pronto a un confronto e di non essere pronto a un dialogo, tant'è che quando è con le spalle al muro, ma semplicemente per una questione di ordine, solo di ordine, abbandona l'aula senza motivo, e ci dispiace che abbandona l'aula e quindi non permette ancor più una democrazia con la sua mancanza per votare atti. Quindi mi dispiace e devo fare un appunto negativo chiaramente sul comportamento in aula del consigliere Valenti, ancora una volta. Prego consigliere Nona, se vuole terminare può terminare.
Consigliere Nona? Signori, mi sentite? Il problema è mio di connessione? La sentiamo, Presidente. No, la sentiamo. Ah, ok. Quindi il consigliere Nona che forse... Presidente? Sì, sì. Presidente, prego, consigliere. Ho capito che al telefono che c'è una questione... Sì, sì, l'avevo capito, sì. Dica, però consigliere Nona, gliela posso dire, gliela posso chiedere una cosa senza fare polemiche, la prego. Quando risponde al telefono, lo stacchi l'auricolare in modo che lo sente dal computer, perché la chiamiamo per la votazione in appello e lei non ci sente, perché se l'audio arriva solo dall'auricolare e lei lascia la postazione non la riusciamo a sentire. Solo quando risponde al telefono, semplicemente per dire ok, presente, assente, quello che sia. Vabbè, prego, consigliere Nona, vuole terminare? Niente, per me diciamo era in votazione la mozione oppure... Sì, sì, sì. Favorevole, certo, favorevole. No, nel senso ha terminato con i suoi interventi? Sì, il mio intervento sì, era quello... Perfetto, va benissimo, ok. Va bene, signora Bucher, allora possiamo procedere con l'appello nominale, gentilmente. Prima di procedere con l'appello nominale, un attimo solo, voglio sapere se Nona, Pernice e Tumbarello si sono presenti, ok. Prima di invalidare la votazione perché poi manca... Presente, presente. Sì, sì, ok, ok. Manca il solito scrutatore, quindi per questo. Prego, signora Bucaro. Consigliere Resu. Che faccio, Presidente? Considererei su momentaneamente uscito dall'aula, quindi avanti. Vado avanti allora. Allora, fin quando non si conclude la votazione, si può sempre votare, quindi non, anche se passa, non dobbiamo mettere in uscita, solo quando poi siamo in procinto di chiusura, quindi quando chiamiamo l'ultimo votante, dobbiamo riferire l'esito all'aula, verifichiamo se nel frattempo è rientrato qualcuno, visto che in questa modalità telematica è facile l'entrata e l'uscita. E allora Cannella. Favorevole. Di Muli. Favorevole. Maraventano assente. Nona. Favorevole. Pernice. Favorevole. Sino. Favorevole. Sino. No. Bubu. No. Bubu. No. Consigliere Susino? No! Consigliere Susino come vota? No! Bow bow! Consigliere Susino? Favorevole. Tumbarello. L'avete sentito? Favorevole. Sì, okay, benissimo. Valenti è assente. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, presidente. Sì. Il consiglio approva all'unanimità. Presidente, ma Aresu? Aresu lo mettiamo in assente. Assente, certo. Sei solo sei. Sono sei favorevole. Sì. È approvata all'unanimità. Sì, consigliere Nona. Io esco, presidente, devo urgenza. Ha urgenza proprio? Sì, sì, sì. Va bene, ok. Esce il consigliere Nona alle 11:29, signora Bucaro. I presenti sono sette, presidente, ma dobbiamo mettere in uscita anche Aresu. Certo. In fase di votazione, sì, con lo stesso orario della votazione, quindi 11:28. Sì, aspetti che lo... Consigliere Nona invece che era scrutatore, ne approfittiamo ancora perché il numero è sempre 7. Sì, sì. Lo sostituiamo con il... Lei siete. Cosa? 6 siete, non 7. Allora, scusate, la votazione era... Il consigliere Aresu è rientrato, vicepresidente, il consigliere Aresu è rientrato ora. Sì, allora, signora Bucaro, per favore, lei deve ascoltare gentilmente a me, signora Bucaro. E allora, i presenti in fase di votazione, mi deve correggere gentilmente se sbagliamo, erano 8, giusto? Eravamo 8. Sì.
No. Sì o no? Mettetevi d'accordo. Sette, perché manca Reso e Valente e il presidente. Abbiamo e poi quindi eravamo Reso alla fine, ecco perché dicevo. Quindi, va sì, bene, sì. Quindi la votazione con 7 favorevoli, quindi l'unanimità gentilmente nel verbale, perché sarà una delibera, sì. Sono 7, giusto? Sì, sì. Sì. Perfetto. Sì. Poi è uscito il consigliere Nona alle 11:30. 29. È 29, è uscito il consigliere Nona e siamo diventati 6. Esattamente. Poi mi corregga se sbaglio, il consigliere Resu è rientrato? No, è sì, lo vedo di nuovo presente. È di nuovo presente consigliere Resu? Sono presente, sì, sì. È di nuovo presente il consigliere Resu? Sì. Alle ore 11:31. Perfetto, alle 11:31 di nuovo esce il consigliere Sino, l'ha scritto in chat. Buona giornata a tutti, arrivederci. Buona giornata. E quindi ritorniamo 6. Perfetto, esatto. Approfittiamo di questi 6 presenti per sostituire il consigliere Nona con il consigliere Cannella. Come lo facciamo, presidente? Per appello nominale? Siamo 6, abbiamo appena votato, lo sappiamo quanto è il numero, quindi non c'è bisogno di rifare un appello nominale, perché altrimenti ci perdiamo sempre su appelli nominali, soprattutto di uscita di scrutatori. Per me possiamo andare avanti, ho segnato sì. Tutto, io volevo fare una comunicazione col consigliere Reso, Valente, va bene, Nona, ma visto che è assente la possiamo anche fare domani, anzi forse abbiamo più elementi per farla domani. Allora, in ordine c'è la mozione, sempre in ordine parliamo di proponenti presenti, la mozione numero 19, scusate, la mozione numero 18, a firma la consigliera Tumbarello, avente per oggetto realizzazione attraversamento pedonale via Trinacria tra il civico 27 e il civico 28. Che con sé presenti. La vorrei, no, però vicepresidente, io questa la ritiro perché ho verificato che nel frattempo è stato realizzato l'attraversamento, quindi la ritiro Ok, quindi la mettiamo tra le ritirate. Ok, allora un attimo, sì, solo perché questa è una procedura che devo fare io, grazie a lei. Perfetto. Allora, signora Bucaro, sì? Dobbiamo mettere gentilmente nelle comunicazioni, perché è l'unico, visto che per ora non si può firmare in diretta, sì? Io già l'ho fatto nell'ordine del giorno mio, la mozione numero 18, su dichiarazione della consigliera Tumbarello viene ritirata perché è già ottemperata. Diamogli una spiegazione il perché, altrimenti sembriamo un po' tutti pazzi, quindi perché già è stato attuato, effettuato quanto richiesto, sì, ma solo quello su tra il civico 27 e il civico 28 anche, sì, no, solo questo. E via Campania invece? Via Campania no. Allora procediamo con la 19, il prelevo sempre con 6 presenti. La 19. Sì. Con 6 presenti è la 19, però gentilmente, signora Bucaro, siccome vedo che il consigliere Resu continua a fare entr'esci perché avrà problemi di connessione, e non vorrei trovarmi alle situazioni di prelevare un punto senza il numero legale, visto che siamo in 6. Quindi sono costretto a chiederle per questo l'appello nominale, per il prelievo della 19. Perché se siamo 5 chiaramente non si può prelevare, quindi non vorrei incappare in questo errore. Senz'altro. E allora procediamo a Resu. Favorevole. Cannella. Favorevole. Umberto, il microfono per favore. Giuli. Favorevole. Maraventano assente, Nona. È uscito, Nona. Sì. Bertuccia. Favorevole. Sino. Sino, credo sia uscito. Sino è uscito pure. Infatti. Susino.
consigliere Susinno. Dopo Susinno chi c'è, con signora Bucalo? Tumbarello. Favorevole. Valenti è assente, presidente. Sì. Chiamiamo l'ultima volta al consigliere Susinno, perché senza il consigliere Susinno non si può prelevare. Certo. Consigliere Susinno. Ragazzi, però io veramente così diventa difficile lavorare, cioè veramente diventa una cosa improponibile. Cioè non facciamo altro che votare, cambiare scrutatori, uscita, entrata, però già signori così veramente diventa insostenibile. Quindi io vi prego, e lo dico sempre, adeguatevi a questo sistema, altrimenti vi prego non presenziate, perché così non si può fare. Cioè veramente, non si può lavorare in questa maniera. Allora, siamo 5, signora Bucaro. Ma sì, perché Susinno... Perfetto, manca il numero legale, la seduta è aggiornata a domani senza votare alcun atto. Presidente, a che ora domani? Alle ore di convocazione di oggi, alle ore 10. Cioè, veramente, signori, così non è più possibile, perché così non significa lavorare. Buona giornata a tutti. Ciao, Roberto. Buona giornata.